sciolini della squadra omicidio. Ciao, sono Giovanna, ti telefonavo per sentire se potevamo vederci. Ormai è più di un mese che non ti fai vivo. Lo so che i poliziotti ci hanno sempre da fare, ma avrai pure qualche ora di riposo, no? Se non te lo ricordi, il mio numero sì, è... Sì, me lo ricordo, ciao. Tenente Sheridan, ecco la messaggio fatta. Speciale per il maresciallo Nico Giraldi. Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. Crotta ferrata un'altra volta. Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. E ci spreca pure i soldi per i gettoni. Ma lo sai che sei proprio uno stronzo? Oh, io devo scappare. Ma non ti riposi mai? Sei di servizio anche di domenica? No. Oggi lavoro in proprio. Passo a prendere Colombo e Gargiulo e vado con loro allo stadio. Sei tifoso? No, ma devo beccare uno che mi lascia messaggi speciali alla segreteria telefonica. Beh, non fa niente di male, no? Ma il gentiluomo che cerco io mi lascia 45 secondi di vaffanculo. E non è bene. Arbitro! A cornutaccio! Ma che non l'ha visto? È un rigore grande come una casa! Sì, è libero questo? Sì, sì. Forza! Forza! Ma per re cecconi oggi, per meglio, cecconi, per meglio. Gliel'ho consigliato io a Lenzini. Ah, lei è consigliere da Lazio? Sì. Forte l'amico, è bravo. Ma lui gliel'ho consigliato io. Ah, glieli consiglia tutti lei, c'ha una capoccia lei come consigliere. Io con Lenzini sto così, io so quello di sopra. Siete colleghi, lei è costruttore. Pure lei è costruttore. C'avete un sacco di soldi voi, Io mi sento male. A me stalaccio mi fa morire. Ma che a me stalaccio mi fa ma morire. Ma che c'ha? Che si sente? Ah, un amico mio c'è morto. Ma vuole qualcosa? Ah, no, 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 grazie, ho già preso, grazie. Anzi, me ne vado, E le saluti tanto papà Lenzini, arrivederci. Lo vedo stasera, papà. Dai, forza Lazio! Vedi come compio sto portafoglio? E questo è pure costruttore. Chissà quanti ce ne stanno dei soldi. A me sembra un armadio. Ma dove stanno i soldi? Eccoli. 20.000 lire. Sto costruttore pinocchioso. E poteva essere solo laziale. Io voglio sapere come ti chiami. Fammi vedere come ti chiami. Gaetano Bozzetti Manovale. Hai capito il costruttore? Sto fregnasciaro, ma io nel cesso te butto, do. Attenzione, attenzione, messaggio speciale per il ladro Lando Rossi, detto Grotta Ferrata, dal maresciallo Giraldi. Prega che il portafoglio non si perda, perché se no finisci nella merda. Vieni qua! Vaffanculo! Ah, Marisha, che si è offeso per uno scherzetto di niente, La Grotta Fiera, a te c'è una bella lavata di testa. E mi ha imbriagato de botte, magari mi avesse dato una lavata di testa, io quella mi aspettavo. E mottato. Giù! No, Marisha, che sta all'esito! Attenzione, prego. Il signor Gaetano Bozzetti può ritirare il suo portafoglio all'ingresso 15 della tribuna Tevere. Non prendo il portafoglio, porca puttana! Oh, se fai fregare il portafoglio, te la pigli con me! Ma vattene! Oh.